Il campionato Under 17 torna di scena e lo fa con l'andata dei quarti di finale. A Trigoria si affrontano Roma e Inter. I giallorossi di Toti scendono in campo con Pagliarini tra i pali, Buà, Trasciani, Ingrosso e Semeraro in difesa, Riccardi, De Angelis e Pezzella a centrocampo, Petrungaro, Del Signore e Dorazio in attacco. Rispondono i nerazzurri di mister Zanchetta con Tintori tra i pali, Lunghi, Bettella, Rizzo e Corrado in difesa, Gavioli, Schirò e Visconti a centrocampo, Gnucuri alle spalle del duo d'attacco composto da Merola e Adorante. Il primo squillo del match è di marca casalinga. Al minuto 7 il tacco di Del Signore su cross di Petrungaro libera Pezzella al centro dell'area. Pezzella poi troppo lento al momento di colpire. Bettella rinviene e sventa la minaccia. È solo un lampo perché i nerazzurri iniziano a macinare il gioco. Pagliarini è infatti chiamato in causa ben due volte. Prima respinge il tiro a botta sicura di Visconti su assist di Merola e poi blocca in due tempi il mancino dello stesso Merola. Il portiere giallorosso ci mette una pezza anche al 18esimo in occasione del retropassaggio troppo corto di De Angelis. Anticipa in uscita Dorante e ringrazia la traversa che nega a Merola la gioia del gol. Break giallorosso al 25esimo. Pezzella guida il contropiede e vince un rimpallo, ma Bettella è un muro e non si lascia superare. La gara è vivace e al 29esimo si sbloccherebbe anche se non fosse per la segnalazione di offside ravvisata sul tapin di Merola, pronto ad approfittare della papera di Pagliarini sul tiro di Gnucuri. Il gol non arriva nemmeno al minuto 31 sugli sviluppi di una punizione di Visconti. Gavioli prova lo scorpione, da apprezzare il coraggio. Che la musica sarebbe stata diversa nella ripresa lo si capisce dopo appena due minuti. Gnucuri ruba palla a De Angelis, poi Adorante calcia fuori. In realtà anche la difesa nerazzurra pasticcia, ma la mira di Del Signore è da dimenticare. Lo stesso che probabilmente farà Pagliarini, che al minuto 6 respinge in maniera goffa il tiro a giro di Schirò e regala a Merola il più facile degli assist, quello che precede il suo 24esimo centro stagionale e che soprattutto porta in vantaggio l'Inter. La reazione dei capitolini arriva al 18esimo, ma il colpo di testa di Pezzella è troppo debole. Mister Zanchetta getta nella mischia Esposito e la mossa dà i suoi frutti. Il centrocampista scalda i motori con un tiro da fuori, addomesticato in qualche modo da Pagliarini, e al 20esimo lancia in profondità Dorante. Pagliarini legge male l'uscita e lo travolge. L'espulsione è il danno, ma la beffa è ben più amara. Dal seguente calcio di punizione, infatti, sarà proprio Esposito ad insaccare il pallone sotto l'incrocio dei pali. Punizione capolavoro di Esposito, che vale il 2-0 per l'Inter. La Roma è sotto shock e accusa il colpo. Solo il neo entrato Adorni la tiene in vita con un doppio miracolo sugli sviluppi di un corner che Corrado prova a finalizzare. La mira non è alleata del nuovo entrato Pelle, che prima calcia in modo sbilenco da ottima posizione e poi al 34esimo, dopo questo tiro di Esposito, sciupa una ghiotta chance a tu per tu con il portiere avversario. Nel finale Adorni riesce a rendere meno amara la sconfitta e si oppone a Esposito prima e a Il Cassà poi. Finisce 0-2 a Trigoria, troppa Inter per la Roma. I giallorossi reggono un tempo ma sono costretti a capitolare nella ripresa quando la squadra di Zanchetta dà sfoggio di tutta la propria qualità e non lascia scampo agli avversari, oltre a mettere una seria ipoteca sull'accesso alle Final Four.